Roma, anni 30 del secolo scorso. Il noto archeologo, mercante d'arte e collezionista Ludwig Pollack viene espulso dalle principali istituzioni culturali italiane e tedesche perché ebreo. Ludwig Pollack era molto apprezzato nei principali circoli di antiquari e collezionisti di quel tempo. Dagli anni 30 gli venne impedito, come anche altri studiosi ebrei, di accedere ai luoghi che lo avevano accettato o ospitato fino a quel momento, istituti e biblioteche come anche la nostra biblioteca arziana. D'altronde lui non aveva mai nascosto le sue critiche al nazismo. Lo testimoniano infatti le lettere dei tuoni infuocati al direttore dell'Arziana Leo Bruns. Ludwig Pollack arriva a Roma appena 25enne, borsista, e attraverso gli uffici di Emanuele Levi conosce Giovanni Barracco, che insieme ad altri grandi collezionisti erano molto interessati all'antico e al bello e quindi collezionavano anche oggetti di un certo interesse. Si stringe subito un rapporto di amicizia, di collaborazione e anche di affetto. Barracco si rende conto delle capacità di Pollack, che aveva fiuto a naso, cioè riusciva con estrema facilità a riconoscere la significatività e l'importanza di un pezzo archeologico benché frammentario, come appunto nel caso del braccio del Laoconte. Nei primi del Novecento, Pollack riconobbe in una statua relegata in una cucina della casa del conte Stroganov una copia romana dell'Atena di Mirone, oggi a Francoforte. Apparteneva ad un gruppo che si componeva anche del Marzia, custodito ai Musei Vaticani. Nel 1903, Ludwig Pollack, passeggiando come faceva spesso per lavoro presso botteghe, scalpellini, lapicini, via dicendo, incappò, diciamo così, a Via delle Sette Sale in un braccio piegato e lui lo riconobbe come braccio della Conte. Lo acquistò subito e questo permise poi, molti anni dopo, di ricongiungerlo col pezzo trovato 400 anni prima, non lontano da lì, sempre con le occhie. Lui fu in contatto molto stretto con alcuni dei più importanti collezionisti e direttori di museo della sua epoca, tra i quali il senatore Giovanni Barracco, il magnate americano John Pierpont Morgan e soprattutto Wilhelm Bode. Ed è proprio a Bode che in una lettera del 7 maggio del 1903, con una certa nonchalance, racconta di aver trovato il braccio destro originale del gruppo del Laoconte. Questo riconoscimento del braccio come probabilmente pertinente al Laoconte lo porta ovviamente a parlarne con altri suoi colleghi e amici archeologi, soprattutto qui in Vaticano. Tra questi c'è ovviamente anche Bartolomeo Nogara, che poi qualche anno dopo diverrà addirittura direttore dei Musei Vaticani. Questo legame tra Ludwig Pollack e il gruppo scultorio del Laoconte è testimoniato anche da due bozzetti in terracotta che facevano parte della sua collezione privata insieme a molti altri bozzetti del periodo barocco e che oggi sono conservati al Museo d'Arte dell'Università di Princeton. Pollack stavolta non vende, ma dona questo braccio al Santo Padre, o meglio al Museo Vaticani. E per questo grande atto di generosità Pio X decide di dargli una grande onorificenza, la Gran Croce della Cultura. Fu il primo ebreo non convertito a ricevere questo riconoscimento, oggi conservato al Museo Barracco di Roma. Sul letto di morte, Barracco chiede espressamente a Ludwig Pollack di occuparsi del suo museo e della sua collezione nel momento in cui non ci sarà più. Il museo Barracco, il museo di scultura antica Giovanni Barracco, ha conservato per volontà dell'unica erede di Pollack i materiali provenienti dall'eredità Pollack, fanno parte di questo archivio i diari manoscritti di Pollack. I primi volumi sono di prossima, ma proprio veramente prossima pubblicazione. Speriamo che possa incentivarne lo studio e la fruibilità nel giro, insomma, di poco tempo. In una pagina dei suoi diari, Ludwig Pollack esprime la sua indignazione dopo aver saputo
che in occasione del compleanno di Adolf Hitler si era svolto un grande evento di festa con il ministro Hermann Göring nella biblioteca Razziana nel 1933. Gli eventi precipitano. Gli amici ebrei Erwin Speier e Wolfgang Fritz Vollbach lo avvertono. La Gestapo è pronta a prelevarlo. Lui non credette a questa realtà, ma il Vaticano, viceversa, sì, aveva dei buoni informatori e predispose una macchina per prenderlo a Piazza dell'Apostolo e portarlo qui in Vaticano per potersi rifugiare. E ovviamente non gli fu chiesto nulla, non gli fu chiesto di convertirsi. Però, ciò nonostante, lui non si convinse. Come diversi ebrei romani, avrebbe trovato riparo in chiese, conventi, o forse persino nelle soffitte o nelle sale dei musei vaticani, predisposte per l'emergenza. Il 16 ottobre del 43, in questo rastrellamento, fu preso appunto Pollack e la sua famiglia. Dopo pochi giorni, Bartolomeo Nogara, molto preoccupato, scrisse alla segreteria di Stato, scrisse all'ambasciata tedesca, però era troppo tardi, non ci fu nulla da fare. Pollack partì in treno e dopo qualche giorno morì nelle camere a gas di Auschwitz. Non possiamo cancellare il buio nel nostro passato. Pollack e la sua famiglia sono stati deportati in quanto ebrei e uccisi in quanto ebrei. E questo fatto non lo dobbiamo mai dimenticare. Non esiste una tomba per Ludwig Pollack. Per questo abbiamo voluto le pietre d'inciampo sotto la sua ultima abitazione a Roma. Un luogo in cui fare memoria di lui. Pollack non vide mai il suo braccio ricongiunto a Laoconte. Applicato alla fine degli anni 50, quel frammento ci ha restituito l'immagine autentica della statua. Cambia anche l'iconografia del Laoconte. Non è più il Laoconte col braccio esteso, quasi un eroe che si oppone alla morte che gli è stata combinata dagli dei, ma è un uomo impaurito, spaventato, terrorizzato, che non riesce a opporsi alla morte. Questo è un po' anche quello che paradossalmente è stato il destino di Ludwig Pollack.